Ehi la ciurma, io sono Alzatessa e ben ritrovati su Imperator Rome. Ci siamo lasciati lo scorso episodio con la guerra di nuovo, popolazione che muore di fame ad Alessandria. Ah, i Freemen muoiono di fame? Sì, perché penso che ci sia troppa gente. Vabbè, muoviamo anche un po' di Freemen da qualche altra parte. Nei soliti posti, però, fin fine, perché... Posto, ok. Ci siamo lasciati con la guerra di Blemmia, per cui adesso l'Egitto è uno unico laggiù in fondo, non ci sono più quelle discontinuità che si erano create con l'annessione di piccole città dalla Blemmia, appunto. Inoltre abbiamo avuto un nuovo afflusso di gente, tra l'altro che vi non ci ho più pensato, ma qua possiamo fare una Threatened War per Artiminemesis. Questo come si chiama? Artignos. Perché non è in ordine alfabetico, non avete caso. Non me lo dà Artignos? Why? Ah sì che c'è. Artignos. Vadi. Ok, Artignos è nostro. Quindi ci mancano solo più due pezzetti per Gordione. Tra l'altro loro con chi sono in guerra? Con l'Armenia sono arrivati con Frigia e Cipro. Sarebbe una guerra molto molto grande, quindi non ci conviene dichiararla. Mentre qua invece abbiamo una tregua fino al 77. Maggio 77, ok. Quindi pochi mesi e possiamo prendere Sardi e concludere questo discorso qua. Loro sono alleati con qualcuno, con la Bitinia, Ponto e la Caria. No, qua ho letto il posto giusto? Sì. Bitinia, Ponto e Caria. Caria. Che sono tutta quella gente là, per cui... allora... Cose che vogliono. Carisma. Ahmed è più forte. Guarda, dai. Comunque no, è una guerra parecchio impegnativa che non andrò a dichiarare, verosimilmente, anche perché adesso dobbiamo concentrare tutte le nostre forze su quello che sarà la guerra. Ah, adesso però lui vuole un posto. Porca miseria, vuole di nuovo un posto. E gli diamo una barchetta. E lui, sì. Adesso mi sarà anche infedele, probabilmente. Sì. Però guadagna 0,13 al mese. Dai. Oh, chi è morto? Governatore di Siria. Mettiamo questo. L'altro è troppo, 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 troppo corretto. C'è un supporto per i pretendenti. Ma perché? Smettetela, smettetela. Subito, presto. No, qua la Maurea di sicuro non avrà nessun... 346. 346 sono un'enormità. Vada. Questo è un investimento per il futuro. Qua come sono tra l'altro le zone? Sono molto desertiche? No. Mi sa che dovrò iniziare a muovere il più possibile della mia gente in quella direzione. Dei miei eserciti. Allora. No, avviciniamo la gente lassù.
Oh, grazie, contento, l'ho messo un sacco di soldi, va bene. Ma gli avevo già dato un incarico prima, perché prima non mi aveva pagato. Boh. Allora, questo anche lo portiamo in su. Portiamolo qua intanto. Avremo bisogno davvero di tantissima gente, quanta più possibile. Perché è vero che abbiamo praticamente il doppio delle loro truppe, ma sono tantissime le truppe di cui hanno a disposizione al momento loro. Allora, non abbiamo mosso solo 6.000, vabbè. Queste 25.000 ci servono. Queste 20.000 possiamo spostarle. Al momento non dovremmo temere particolari problemi. Credo. Vadi. Qua non abbiamo truppe. Queste sono truppe nostre? No. Perché è segnato che sono fuori? Boh. Non lo so. Allora, qua no. Queste non sono, se sono dei mercenari. Queste sono le nostre navi. Questi sono dei mercenari. Questi stanno semplicemente andando in su. Oh, dovremmo spostare anche parecchia gente da qua, se possibile. Oh, dove sono le nostre navi? E qua ci sono anche i pirati, ovviamente. La nostra flotta super mega è enorme. È qua? Sì. Allora, caricate. Voi uscite in mare. Così carichiamo questi 28.000. Io mi auguro che non succedano dei pasticci di là, perché sennò siamo nei guai fino al collo. Cioè, già sarà una guerra davvero, 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 davvero molto difficile. In più non vorrei che ci fossero degli scherzi strani in giro. Intanto questi li muoviamo qua. Poi, ci sono altre truppe in giro. No, rifacciamo il tempio. No, grazie. Ok, allora. Qua hanno distrutto i pirati, andiamo anche là. Tra l'altro siamo nel 68, quindi dovremmo poter minacciare guerra alla Mysia Bretene per Sardi. E quindi adesso come decisioni, Sardi è anche nostro, ce ne mancano solo più Gordione e quelle 6 che sono in là, di cui 5 sono sotto la Mauria. Ok, allora con queste possiamo muoverli fin là. Muoviamoli fin là nel dubbio. Quelli stanno salendo, questi 20.000 anche salite e andate qua. Tutte distrutte, ottimo. Allora andiamo qua in porto. Quelli stanno scendendo in là, quindi facciamo che muovere anche questi altri 20.000. Li muoviamo qua. Allora, mentre invece l'ultima che ci manca è là dentro Kossioi. Penso che ci arriveremo però da qua, prima la Mauria. What? Ho una decisione disponibile? Un tempio per le muse. Va bene. Ah, qua abbiamo bisogno di avere una popolarità di almeno 90. E quanto siamo a 77? Sale la nostra popolarità a 009.
Facciamo dei giochi. Ma ci manca la Cigra Mateus e mettiamo quest'uomo qua. Sono tutti molto corrotti. Abbiamo delle altre truppe da muovere in sud? Sì, direi di sì. Allora, questi li muoviamo qua. Questi li muoviamo qua. Questi qua, questi salgono qua. Questi vengono in qua. Cerco di farli salire spezzati in modo da non subire attriti l'uno con l'altro. Qua abbiamo detto che non ce n'è. Qua. What? Perché? Ah, perché siamo ancora sull'altra decisione. Ambizioni imperiali, possiamo farlo. Perdiamo uno di stabilità. Ma guadagniamo un'idea. Allora, morale delle armate. Guarda col morale delle armate. Idea civica. Non lo so. Quindi slot più uno. Il commercio. Facciamo più 20% al commercio. Idee oratorio, la meno corruzione. Wrong culture happiness più 10. Wrong culture group happiness più 15. Lealtà di ammiragli e generali ci può stare. Research points. Farei questo. E le religiose darei. Monthly loyalty, se ci può stare. Visto che abbiamo avuto dei problemi di lealtà, mettiamo quella. Ok, dobbiamo magari fare un omen qua. Ok, abbiamo, ci manca un governatore qua. Mettiamo questo. Ok, continuiamo il discorso. Allora, adesso siamo tutti gli effetti un impero. Le nostre navi sono qua, sì. Allora, andiamo con le nostre navi qua a prendere le truppe a Melo. Normalmente queste possiamo quasi farle scendere giù, eh. Facciamo scenderle, facciamole scendere. Ah no, non possono passare perché là c'è la traccia di mezzo, vabbè. Allora, intanto, qua come siamo messi? No, sono arrivate anche queste altre truppe qua. Ci sono delle truppe in movimento, non per ora, quindi mandiamo giù queste. Qua prendono Triton. No, allora, no, scusa, passate per qua. Ok. Voi andate dietro in modo da arrivare là. Mi ha preso il momento, sì. Poi una volta loro sono passati muoviamo queste 6 qua.
che questi 6 possiamo anche unirli a quei 20, eh. Ci sono altre truppe qua sotto che stanno arrivando? No. Quelle là di Palmira le muoveremo in seguito. Qua sono arrivate le navi a costo, sì. Possiamo salire sopra le nostre truppe. La guerra sarà impegnativissima, di sicuro. E ci impegnerà probabilmente tutti gli ultimi anni che ci restano. E non riusciremo neanche a concludere il nostro discorso, perché qua la situazione è davvero complicata. Ma posso avere un attimo il permesso di passare dalla traccia? Access action, ask for military? No. Perché mi odiano fortissimo, vabbè. E niente. Allora, nulla. Facciamo... questi qua li uniamo e li mandiamo qua. Questi invece scendono qua. Abbiamo delle idee nuove possibili militari. No, non voglio quella roba là. No, non voglio una fortezza. Allora, voi salite qua. Voi andate là, va bene. Voi andate qua. Navi. Andate qui nell'Ellesponto. Facciamo salire tutti insieme a questo punto. Prenderemo più attrito, ma... Allora, ma non ha senso. Allora. Quando sono partiti facciamo partire anche un secondo convoglio. Tanto l'attrito dovremmo potercelo permettere. E poi anche un terzo convoglio. Che ovviamente parte dalla strada sbagliata, va bene. Allora, le nostre navi sono qua, facciamo salire tutti, ok, tutti e 38. E appena sono pronti partiamo giù per la Siria. Qua avrò bisogno ancora di due guerre, vero? Influence action, cioè due... E 87. Ok, speriamo di ricordarcelo. Ok, il massimo è 2 milioni. Dovrebbe essere sufficiente, mi auguro. Quanto manpower ha il... Ne ha molto molto di meno. So che avrà molti soldi, vero? Vada. No, 1200, noi ne abbiamo 11.000, quindi anche fosse... non è un problema. Anche fosse non dovremmo temere le conseguenze, diciamo. Allora... Ok, muoviamo i primi 20 e poi i 18. Questi li muoviamo qua.
Ovviamente hanno deciso di prendere una strada tutta loro, quindi... va bene. Non so per cosa ne hanno bisogno, ma lasciamo fare. Allora, il primo Stratos non ha più il suo comandante. Ne abbiamo uno da 13? Ma buonissimo. E questo... gli mettiamo questo da 7. Questi sono tutti i Nauticon non troppo importanti. Ok, qua si sta affollando la situazione abbastanza. Non so più cosa mi stiano chiedendo, ma vabbè, lasciamo perdere. Scendere là sotto. Ok, il problema è che ne guadagniamo solo 5.000 al mese circa, che non è tantissimo per la situazione a cui dobbiamo far fronte. Ottimo. No, voi andate qua e qua e voi fate qua e qua. Questi li faccio già andare direttamente, eh? Li faccio andare qua. No, facciamo che li faccio andare qua e loro intanto li sposto qua sotto. Ci sono delle altre regioni libere? Sì, qua. Muovo questi qua. Buono, il museo di Alessandria. Ok, aspettiamo che passino quelli e poi mandiamo giù questi altri. Che poi in realtà è già molto tardi, quindi facciamo che organizzare solo gli ultimi spostamenti. No, tipo, voi muovetevi qua. E voi dov'è che dovete andare? Là, ecco, no, andate là. Così libera quelle due province. Ah, voi dove vi ho detto di andare? Ecco, no, andate a Babilonia. Voi occupate le altre due province. L'Asuado, quel che l'è. Ok, e voi anche dovremmo riuscire a farcele stare tutte. Allora, qua se seleziono tutti insieme, quante truppe abbiamo? Me lo dice? No. 20, 40, 60, 80, 100, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 240. 50, 270, 290, 320 circa. Più un altro centinaio stanno arrivando. No, c'è molto di più Proxeno. Vabbè, lui andrà benissimo. No, chi è che è morto il decimo Stratos? Mi auguro non quello super mega potente da 12.000. Ne mettiamo un altro da 7. Ok, loro vanno là. Loro vanno là. E loro vanno là. Mi sembra una cosa molto sensata. E dovremmo aver finito tutti gli eserciti da muovere. Non credo che ne abbiamo più altri. No, infatti. Potremmo assumere... ah no, abbiamo questi, abbiamo dimenticato questi qua. Porca miseria. Più abbiamo tutto il fronte qua sopra che potrebbe spostarsi. Potrebbe presto spostarsi. Ma qua sono tutte delle zone che prendono attrito.
Quindi dobbiamo prima... Com'è la situazione tra l'altro? Questo è tutto deserto? No. Ma poi lo diventa abbastanza. Una bella fregatura, una bella fregatura. Allora, abbiamo altra roba? No. Qua, e ci sono ancora i barbari? Porca miseria. Sì. E non vogliono andarsene. Va bene, non ho capito cosa succede. Qua non abbiamo spazio però per... Ah sì, invece in realtà. Vai. Vai. Ok, quello è già pieno, ma facciamo degli altri marketplace che dovrebbe aumentare civilization value. Ok, cambiano 002 perché sono al di sotto di 90 che dovrebbe essere. Ok, molto, molto impegnativo tutto ciò, ma... sì, allora loro per ora li lasciamo qua. Questi altri 62.000 li lasciamo là per ora e nulla. Ci vediamo nel prossimo episodio con... Qua prendono attrito, porca miseria, non ci stanno tutti? Perché sono sopra il supply limit. Qua è 26, alterniamoli. Sì, beh, se adesso mi passano gli altri sopra. No, ok, adesso è a posto. Ottimo così, non c'è più spazio, no? No, assolutamente no. Vabbè, va bene. Detto questo, io vi auguro una buona giornata, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, se per caso non l'avete già fatto, e iscrivervi. Ciao a tutti e una buona giornata a voi.